alla quarta di ritorno al Checcarini la Nestor batte il Monte Castello per 2-0 e mantiene i 6 punti di vantaggio sul Gualdo Casa Castalda. Nestor sempre in controllo del match e soprattutto nel primo tempo non ha sbagliato nulla. All'11esimo è bravo Magnetti in area che rimedia il calcio d'angolo sul tiro della bandierina di Biviglia. Un compagno fa sponda per Magnetti che mette in rete l'1-0. Nestor sempre in controllo, come abbiamo detto, al 34esimo lancio di Nofri per Magnetti, palla a Davide Sisani che manca il tocco finale. Primo tempo si chiude con una Nestor padrona del campo che rimedia solo un gol di vantaggio. Alla ripresa però il Monte Castello, con l'unica azione pericolosa dell'intera gara, mette i brividi ai tifosi di casa. Gran tiro dal limite di Elabidi, un ex, e traversa piena. Nestor si risveglia e al 14esimo Vestrelli da fuori impegna Palombi che in volo mette in angolo. Al 22esimo punizione di Davide Sisani, sbuca Carbonaro che trova pronto Palombi. Al 26esimo cross di Davide Sisani, colpo di testa di Bagnetti, Palombi ancora c'è. Al 30esimo Montecucco manda in campo Baldacci per Bagnetti e un minuto dopo è proprio il neo entrato che sigla il 2-0 di testa su angolo di Biviglia. Al 34esimo Coata svirgola e Baldoni, per evitare che fosse passaggio indietro, salva con prontezza. Succede poco altro fino alla fine. Nestor dunque 2-0 sul Monte Castello e vetta della classifica confermatissima. Partita difficile contro una squadra che mi sembra abbastanza robusta, dietro subisce molto poco, però alla fine 90 minuti io credo che, se devo tirare le conclusioni per la squadra mia, io credo che siamo stati bene in campo, abbiamo tenuto botta, gli abbiamo creato qualche grattacapo e soprattutto ce la siamo giocata, senza fare tanti tatticismi, senza fare barricate, rispondendo colpo su colpo. Il problema è che la partita, ecco, è stata sbloccata nel momento in cui magari nessuno se l'aspettava, con un gol che definire rocambolesco potrebbe essere un eufemismo. Dopodiché abbiamo reagito e la palla, che poteva essere l'1-1, si è stampata sulla traversa e poi sull'altro calcio d'angolo con un'altra ancata, perché anche quella è stata non un colpo di testa ma una palla sporca che ha colpito l'anca di Baldacci appena entrato, hanno fatto il 2-0. E quindi poi noi ci abbiamo avuto anche la palla per riaccorciare, riaprire la contesa, ma a 3-4 metri dalla porta, visto il tiro dritto per dritto, ha preso un piede dell'avversario, e quindi è stata sembrata una partita segnata, insomma, che doveva andare così, però noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ecco. Ancora il cammino è lungo, abbiamo, se non vado errato, 11 partite da qui alla fine. È un bel bottino, perché bisogna essere anche sinceri e realisti. Avere 6 punti di vantaggio è un bel bottino, però comunque mai mollare, perché le squadre che ci seguono, in particolare il Gualdo, insomma, perché è lì, è molto agguerrita, è molto ben messa, perché insomma è un organico di tutto rispetto, diciamo. Noi siamo contenti del cammino fatto fino ad ora, devo dire, grazie al mister, grazie a tutto lo staff tecnico e grazie ai ragazzi che fino ad ora, e mi auguro fino alla fine, hanno formato un gruppo fantastico, perché la forza in campo, io dico sempre che il risultato molto dipende da quando esci dalla porta dello spogliatoio. Se tu esci dallo spogliatoio in un certo modo, vai in campo per vincere la partita. È una teoria che io ho sempre avuto. Per me la forza più grossa che deve avere una società o una squadra è la compattezza del gruppo. E noi, devo dire grazie a tutti quanti gli addetti ai lavori, soprattutto i ragazzi che sono loro, diciamo, l'organico, per come si stanno comportando.